Il passaggio di consegne è avvenuto da pochi giorni, eppure i disagi sono stati immediati. L'auditorium Unità d'Italia di Isernia da 5 mesi hub vaccinale anti-Covid-19 è passato da struttura d'eccellenza al luogo da cui quotidianamente si levano voci di protesta per la presunta disorganizzazione. L'arma dei carabinieri, vista la conclusione del progetto ministeriale, ha lasciato il posto al personale dell'ospedale, così come previsto dall'ASREM, ma i numeri degli accessi sono troppo importanti, considerando che la maggior parte delle somministrazioni dal veneziale ora è passata proprio all'auditorium. Oggi decine di persone hanno atteso anche 4-5 ore prima della somministrazione del siero e tra chiamate alle forze dell'ordine e proteste il clima si è fatto ancora più incandescente. Era meglio quando c'erano i carabinieri, così c'era più ordine. Adesso non si sta capendo più niente. Non c'è distanziamento, la gente è tutta ammucchiata, non c'è un autoparlante che possono chiamare, che uno può sentire anche da fuori, quindi per forza la gente deve stare vicino. C'è stata troppo disorganizzazione, non lo so per quale motivo dall'ospedale mandano qua e poi da qua mandano giù all'ospedale, è un casino, questi poveri ragazzi li sbattono a destra e a sinistra, ci vorrebbe un po' più di organizzazione e fattibilità, perché qua se uno non c'ha il Covid viene qua e lo prende. Con tutto questo assembramento che ci stanno. Da quando manca l'esercito manca pure l'organizzazione. Tanta disorganizzazione. Mi dispiace dirlo, però l'esperienza in genere dovrebbe insegnare a migliorare, qui invece non è così. File lunghe, appuntamenti saltati, chi arriva prima fa il vaccino dopo. Mi dispiace, però non è così che si gestisce. Un caos totale, come al solito, gente accalcata. La solita ASL, mia figlia doveva fare alle 9:15, ancora sta dentro, non lo so perché. Io ho fatto tutti e due i vaccini quando c'era l'arma dei carabinieri, puntuali, alle 10:15, la seconda volta alle 11, puntualissimi. Educazione, rispetto, disponibilità a dare spiegazioni e mi fermo qua.